Sì, mi sembra giusto, aspetta un attimo che facciamo il collegamento, mi sembra che ci sia in collegamento Max Mazzucco, Massimo Mazzucco da Los Angeles. Ti faccio la prima domanda, Max, che dice questo: parlando dell'informazione, o spero della non informazione, a me e una serie di amici ci piacerebbe che tu parlassi dei programmi televisivi che ci propinano da tutte le parti, specie dell'inutilità di informazione che hanno programmi come Matrix e Porta a Porta. Mi rendo conto che questi programmi sono nati per tenere impegnati gli italiani e non fargli pensare quello che sta succedendo realmente nel paese. Ma allora, secondo voi, perché si spacciano come programmi di informazione, non come talk, alla Costanzo Show, per intenderci? Considerando che forse addirittura Costanzo fa più informazione di questi. Grazie, se mi puoi rispondere. Salve, un saluto a tutti. Dunque, per rispondere alla domanda, io direi che il problema non è tanto la differenza fra informazione o talk show. In realtà tutto è informazione. Anche la storia del gattino che si è perso per strada ieri sera è informazione volendo. La vera differenza sta nel modo in cui gli argomenti scelti vengono presentati. Soprattutto quando vai in televisione, diventa molto importante quello che viene fatto vedere e quello che non viene fatto vedere. Abbiamo sotto gli occhi il recente caso di Gaza, dove chiaramente chi si è informato in internet sa benissimo che quello che si è visto in televisione non è assolutamente quello che è successo davvero. Quindi è soprattutto la selezione che opera all'interno della notizia a determinare la qualità, lo spessore dell'informazione che viene fatta. Ora, fino a qualche anno fa, noi dovevamo berci passivamente tutto quello che ci raccontava la televisione o ci raccontavano i giornali, perché non avevamo modo di verificare. Ora invece con internet le cose sono molto cambiate, perché uno appunto va in internet, verifica e sente che magari ci sono anche dei grossi pezzi mancanti in quello che ci hanno raccontato. Scusate, 2 secondi. È di 30 giorni fa, un mese e mezzo fa, la dichiarazione del Nielsen, che è la più grande casa che stabilisce chiaramente quelli che sono gli investimenti pubblicitari nella televisione, che dice che ormai il 52% della popolazione che va dai 20 ai 45 anni non guarda più la televisione, guarda le web TV. Allora, siccome questo è un dato ufficiale e la Nielsen deve soltanto investire dei soldi all'interno di quelli che sono i canali più produttivi, si capisce che la televisione generalista da oggi in futuro sarà in discesa libera. Se non viene capito questo discorso, beh, è grave. Ecco che è a tutto vantaggio di Certo. coloro i quali, come me e voi, si sono già approntati dal punto di vista tecnologico. Guardate che tra 2 anni, nel 2011, questa trasmissione la vedrete nel vostro televisore di casa, con il decoder che usate adesso per Sky. Potete vedere tutte le televisioni web. Volevo dire anche una cosa. Scusa. Importante, Secondo me dillo. i politici non solo non vogliono andare in internet, non possono, secondo me, perché quelle Perché vengono poche. sputtanati. Esatto, vengono sputtanati e quindi, come il sito di Mastella, no? Che lui ha Certo. tirato via i commenti perché lo sputtanavano e dopo è stato creato un altro sito, Sì, Demente Mastella, no? È la stessa no, no, cosa. Cioè, certo. loro proprio non possono andare in internet perché lì le persone sono libere di esprimere il loro giudizio. Ti fermo. Angelo da non so dove, perché non c'è scritto da dove chiama. Dallo spazio. Parlate anche della rete, che internet si trova notizie in tempo reale, che ognuno può contribuire personalmente a fare informazione, anche senza bisogno di aprire un blog personale, ma anche solo inviando notizie di fatti accaduti alle redazioni dei vari siti online. Questo è il vero giornalismo. Peccato che io lo faccio da tanto tempo e nessun quotidiano mi risponde, mentre i blog privati lo fanno. Cosa ne pensi tu, Max, di questo? Qui si arriva al cuore del problema. Internet è una vera rivoluzione, a mio parere, di portata storica incommensurabile. Non ce ne rendiamo ancora conto, ma tra una decina, quindicina d'anni lo vedremo retroattivamente e ci renderemo conto di quello che sta cambiando. Basti solo pensare che fino ad oggi, da quando esiste l'umanità praticamente, non c'è mai stato un momento in cui l'informazione non fosse sotto il controllo delle piccole elite al potere. Prima l'informazione non c'era proprio, c'era una marea di ignoranti, c'era il clero nel Medioevo e c'erano i nobili e i ricchi che potevano permettersi avevano soltanto la Bibbia all'inizio.
scritte a mano, fra l'altro. Poi sono arrivata la stampa di Gutenberg, ma sempre l'informazione e la conoscenza restava limitata a un gruppo ristrettissimo. Da partire dalla rivoluzione industriale in poi, l'informazione è cominciata a scendere anche a livello della media borghesia, con i giornali prima e poi nel secolo scorso con la radio e con la televisione, ma si è sempre trattato di informazione a senso unico, dall'alto verso il basso. Sopra l'imbuto c'è qualcuno che versa la notizia e sotto c'è il popolo che se la beve, vera o falsa che sia, corretta o distorta che sia, non potevamo mai saperlo prima. Oggi con internet si può fare, si può sapere. Internet sta diventando un vero e proprio repositorio di informazione, man mano che passano gli anni, dove tutto quello che avviene viene registrato, teoricamente per sempre, almeno finché ci sarà l'umanità, in miliardi e miliardi e miliardi di terabytes che contengono tutto quello che viene detto, fatto o scritto da un certo giorno in poi. Quindi da quel giorno in poi diventa anche molto più difficile mentire nell'informazione. Una volta, se volevi verificare la veridicità di una notizia, dovevi come minimo andare in biblioteca, prendere dei libri, fare telefonate, non avrei neanche saputo come fare io una volta. E chiaramente non, nessuno ci pensava, lasciavi stare, lo accettavi. Poi l'abitudine ti portava chiaramente a guardare la TV e a credere a quello che ti dicevano. Comincia adesso con internet, la gente comincia a rendersi conto che la caterva di bugie è quasi più pesante della verità stessa. Quindi, man mano che la gente si appropria del proprio percorso informativo, diventa sempre più difficile anche per la televisione continuare a mentire, quindi lo scontro è continuo. Bisogna però avere la capacità per fare le inchieste. Ora, quanti sono gli inviati, i giornalisti, i reporter, come io mi definisco, perché io non sono iscritto al labo dei giornalisti, i reporter, che sono veramente in grado di fare un lavoro del genere? Sicuramente pochi. Ecco, tutto qua il discorso. Certo. Tutto qui il discorso. Sì, punto, fine. Anche nella TV non è che siano... No, no, difatti. Voglio dire... Chi ha lo spazio in televisione se lo tiene e sono dei cani. Quanti sono i non cani o i cani televisivi che preferiscono la web TV? Perché loro la considerano una diminuzio, senza rendersi conto che invece è una maggioratio, in quanto il futuro è questo, non è quello. E questo spazio è veramente quello libero. Perché tu non hai nessuna trasmissione televisiva la possibilità di farti fare le domande dal pubblico, perché sarebbero tutte censurate. Infatti, allora fermati lì, infatti Carmine da Latina dice: secondo voi perché molti giornalisti e anche molti politici utilizzano internet? Ma poi alla fine preferiscono dare priorità all'apparire perché in TV? Perché prima di tutto loro pensano erroneamente che sia... Scusate, però devi anche rispondere, Nicola, perché altrimenti sembra... No, ma adesso rispondi. No, mi rendo conto, scusate. Rispondi, vai, mio vizio, vai, adesso quando poi ti voglio fermare, vengo, ti spengo. È perfetto, sereno. Vai. Allora, questo è ovvio. Loro pensano che dia una maggiore visibilità. E chiaramente loro sono ingannati dai numeri. Allora, è bene sapere una cosa, che la televisione generalista, questi non sono dati miei, ma siccome faccio il mass mediologo, sono cose che ovviamente sono per me come l'Ave Maria per un prete. Che cosa succede? Quando voi avete delle notizie per cui il Grande Fratello è il programma più visto d'Italia o l'Isola dei Famosi, sì, potrà anche essere vero, ma sono delle palle gigantesche quando vi sentite dire che tutta l'Italia ha visto quell'evento. Ma palle enormi, per un motivo molto semplice, perché la popolazione attiva che si mette davanti un televisore alle 21 di sera, e io per attiva intendo dire tutti coloro, quella fascia d'età che hanno diritto al voto, cioè dai 18 all'infinitum, sono 48 milioni di persone, la popolazione attiva dai 18 anni in su, cioè gli aventi diritti al voto, ha diritto al voto. Allora sappiate che in prima serata alle 21 la popolazione attiva che si mette davanti a un televisore è di 20 milioni di persone, e queste 20 milioni di persone sono suddivise nelle 7 reti generaliste, le 3 RAI, le 3 Mediaset e la 7. Mediamente le trasmissioni di prima fascia fanno intorno ai 6 milioni e mezzo, per cui 6 milioni e mezzo di persone rispetto ai 60 milioni sono il 10% della popolazione, cioè non è nessuno, 60 milioni contro 6 milioni. È una buona percentuale,
ma non è assolutamente tutta l'Italia che sta guardando per quel programma. C'è il 90% della gente che non lo guarda, per cui non è assolutamente vero che la televisione oggi la faccia da padrona nei confronti dell'informazione. Al contrario, queste trasmissioni, questo tipo di innovazioni, questo tipo di televisione come la mia, stefanosalvi.it o questa, chiaramente che cosa ha in più? Che io trasmetto sulla mia piattaforma, voi trasmettete sulla vostra, io ho la mia pubblico di 1,5 milioni di persone, voi avete il vostro numerosissimo pubblico, questa stessa trasmissione la si vedrà sulla mia piattaforma e sulla vostra. Probabilmente noi faremo degli ascolti che saranno superiori, non dico ai 6,5 milioni, ma probabilmente ad una trasmissione di seconda fascia delle 22 o delle 22:30, chiaramente noi supereremo senz'altro gli indici di ascolto di quelli della 7. La Chiambretti alla 7... Sempre se non c'è il dottor House, perché quello lì me lo guardo. Chiambretti alla 7 faceva 150.000 persone, 150.000 ascolti, sapete cosa? Cioè zero. Questo significa che noi, dal punto di vista di queste realtà, le hanno già saluto superate. Saluto Chiambretti, che è una brava persona. No, non è vero. No, comunque, a me piace. Vabbè, a te piace, vabbè, perché non, vabbè. Comunque, non lo sopporto. Perché, ciao Chiambretti. Perché non è vero, non è vero. Comunque, vabbè. Questo... Tabonino, Tabonino, non dico queste cose qua, che poi becco io la querelossa, capito? Allora, se uno dice che non è vero... Tu fai quello che vuoi. Non lo sto minimamente... Tu puoi dire, diciamola no. Tutta, puoi allora, dire quello allora, che vuoi. Io che pensi? Io ho subito 23 processi penali dalle sì. più alte cariche dello Stato. Ma io non sono mica da meno. Li ho vinti tutti e 23. Li ho vinti tutti, per cui se io dico che secondo me lui non è vero è perché ho i dati di fatto e oggettivi per appurare che non è vero. È un ottimo, un bravissimo professionista, però la bravo televisione che fa è molto artefatta, molto artificiosa, piena di autori dietro che gli dicono quello che deve, quello che non deve dire, quello che deve fare, quello che non deve fare. È entrato nel sistema e fa finta di essere al di fuori. Sì, no, bello. Vabbè, è un gioco, dai. Comunque, finendo il discorso di prima, era che la visibilità dei politici è una finta visibilità. Ritornando al discorso della Nielsen, il 52% della fascia dai 20 ai 45 anni guarda questi programmi, non più la televisione generalista, per cui i politici hanno una fifa incredibile di quello che ti può, delle domande che ti possono fare da casa. Beh, certo. Obama invece ha dimostrato il contrario. Ha vinto le elezioni. Probabilmente non ha niente da nascondere. Non è questo. O poco forse. Non è questo. Non è questo. Sa rispondere più che altro. Ha capito quello che è il nuovo mezzo, ha capito quella che è la nuova tecnologia, che è molto più vicino alla gente. Poi è chiaro, oggi come oggi, nel web ci sono un sacco di porcherie, ma ritornando al discorso di prima, perché giustamente diceva Nicola, l'Isola dei Famosi o il Grande Fratello non è una porcheria, non c'è nulla di più volgare di quello, però... 6,5 milioni di persone se lo guardano. Benissimo, fate bene, però è quel pubblico, non sono gli italiani, calma, perché il 90% degli italiani non lo guarda, fa altre cose. Ma meno male. E poi un esempio sul fatto che la politica preferisce la nostra televisione perché le domande sono bloccate, l'abbiamo visto già con Tremonti, certo. Due o tre giorni fa, che è una domanda un po' scomoda di un giornalista straniero, ovviamente, lui è scappato. Attenzione, un giornalista straniero, un giornalista vero, un giornalista. Ha fatto una domanda vera e quindi lui è scappato perché non era abituato. No, ma si dice anche che non sapeva l'inglese, forse. Può darsi.